Salve, vi parlo di questo meraviglioso bonsai che è un tasso giapponese che ha mezzo millennio, 500 anni documentati. È un vero capolavoro e qui vediamo che cos'è il vero bonsai, un albero antico lavorato in un vaso, una ceramica yakimono di Hiroshi di Tokuname, magnifica. Questo è l'esempio del grande vero bonsai. Vedete questa struttura bianca? Questo è tutto il legno morto e questa vena viva è l'unica rimasta, praticamente un'ultima vena che alimenta un ultimo ramo che ricostruisce la chioma. In questo tipo di bonsai così antico si evince il vero concetto dell'estetica giapponese e della vera bellezza giapponese basata sul concetto del wabi-sabi yugen e una serie di valori estetici che appartengono all'epoca feudale giapponese, Momoyama, Muromachi, soprattutto, anche un po' Kamakura, dove c'è proprio l'ideale dei valori estetici legati alla bellezza di una cosa che invecchia, che quindi perde, no? Entra nell'idea della bellezza del vuoto, perde le cose che in realtà aveva. Quindi qui uno immagina quando l'albero aveva tutto il suo tronco, quando era un grande albero dominante, e queste parti secche sono la testimonianza che c'era quello. Quindi la bellezza del vuoto non è che non c'è, c'era ma non c'è più, e quindi c'è la tensione emozionale di un qualche cosa che c'era, e questo ha un fascino molto grande. Per esempio in questo tronco, che è praticamente una scultura in parte realizzata dall'uomo, vediamo le parti più antiche. Allora, le parti più recenti sono queste, dove si intravedono ancora le lavorazioni e gli utensili, quindi la mano dell'autore che ha costruito. Poi ci sono le parti più antiche, che hanno già delle fessure e oltre i 20 anni, che 30 anni così, che praticamente non si vede più la mano dell'uomo. Poi le parti più vecchie, che sono queste cubettature tipiche del bonsai di tasso, che sono oltre i 50 anni, diciamo da 50 anni a un secolo. E poi ci sono i vuoti, no? Questi, che è il concetto del hoku, cioè il foro, il buco. Questo è proprio il legno che non c'è più, e quindi è la parte, diciamo, che testimonia proprio i secoli passati, no? E quindi è come se noi leggessimo nella figura dell'albero il tempo, no? Di quando lui aveva 500 anni, di quando che è oggi, ma anche il tempo di quando ne aveva 100, quando ne aveva 200, quando ne aveva 300. E il bonsai è questo, no? Cioè il bonsai, essendo un albero, l'albero è all'inizio del processo di invecchiamento genetico, e quindi lui non ha la senilità praticamente proprio biochimica della cellula, per cui può vivere sempre. Oltretutto il bonsai, non avendo la dimensione, non ha neanche questo problema di eccessi di dispersione energetiche, e quindi rimane un grande fascino proprio la sua età.